Una sera particolare al porto di Palermo, 10 cani del canile diretti a Genova in cerca di una nuova vita. Vena, Dakota, Favola, Achille, Lampo, Oro, Alise, Nelson, solo alcuni dei nomi dei quadrupedi che stanotte hanno preso il largo verso la Liguria. Pitbull, Rottweiler ed un meticcio con uno sguardo che lascia il segno. Sono tra gli ultimi esponenti dei quattro zampe del canile municipale di Palermo, ormai prossimo allo svuotamento per il programmato restyling, che le associazioni animaliste provvederanno a far adottare in Nord Italia. Razze dal carattere singolare, estremamente sensibili, che se ben socializzate saranno pronte a creare con l'uomo un rapporto indissolubile. Gli animali, prima di essere adottati, affronteranno un percorso di recupero e socializzazione, ha sottolineato Giusy Caldo, una delle volontarie che si è occupata negli anni di benessere animale all'interno della struttura comunale di Via del Tirassegno. Stanno partendo 10 cani dal canile, ma questi cani intanto dove andranno? Sì, esattamente, sono 7 pitbull e 2 rottweiler più un meticcio. I cani, i rottweiler e i pitbull verranno spostati da Genova a Pavia, in provincia di Pavia, a Pieve di Porto Morone, in una delle pensioni Hotel Village che collabora con noi da tanti anni, soprattutto collabora con me e con il gruppo che si occupa di salvare i rottweiler. Pitbull e Rottweiler delle razze particolari. Sarà facile poi darle in adozione, ma soprattutto avranno un percorso di recupero prima di essere adottati. Come le dicevo, io già conosco questa struttura da diversi anni perché collaboriamo da tanti anni e sono stata anche presente e ospitata in struttura diverse volte. Quindi conosco la realtà con i miei occhi. All'interno della struttura c'è un educatore e un comportamentalista, quindi praticamente questi cani vengono socializzati al di là dei volontari e dei gestori della pensione anche con gli educatori stessi, consentendo un inserimento eventualmente graduale nelle varie famiglie, anche perché l'obbligo tassativo di noi volontari e del gestore della pensione è quello di non affidare immediatamente e direttamente il cane all'adottante, ma instaurare con lui un graduale inserimento che possa essere con l'umano che con altri cani eventualmente in proprietà degli adottanti. Questi cani sono stati scelti con dei particolari meccanismi o sono stati scelti a caso? No, sono stati scelti con particolari meccanismi, nel senso che chiaramente noi volontari all'interno del canile conosciamo le loro esigenze, le loro attitudini, i loro atteggiamenti e i loro comportamenti. Quindi, in funzione a una possibile adozione o comunque relativamente a una possibilità di velocità di accelerare l'adozione e un'empatia che si può instaurare con eventuali famiglie, sono delle scelte ad hoc. I casi difficili li abbiamo in gestione anche. Magari vengono appoggiate in strutture che sono un po' diverse, un po' più particolari, un po' più tecniche. Una sera particolare al porto di Palermo, 10 cani del canile prenderanno il largo, destinazione Genova. Questa è una delle tante serate felici degli ultimi tempi. Stasera partiranno 12 cani, di cui 10 del canile municipale. 7 di loro hanno lasciato proprio il box pochissime ore fa. Quindi stiamo vivendo noi insieme a loro questa gioia di provare un po' di libertà. In vista poi di tutto quello che gli aspetta di positivo, perché sicuramente ci sarà un risvolto positivo nella loro vita. Ma quanti cani sono rimasti attualmente in canile? Se parliamo di Piazza Tirassegno, dovrebbero essere ancora tra i 20 e i 30, quindi sicuramente anche alcuni di questi nei prossimi giorni troveranno sistemazione fuori, certo con delle difficoltà considerata anche la tipologia di cani, quindi di molossi. Tutte adozioni non incentivate, cioè che non godranno del contributo che ha messo il comune come incentivo per far adottare i cani. Noi abbiamo rifiutato l'incentivo fin dall'inizio, abbiamo continuato sulla stessa linea, quindi queste sono adozioni che le associazioni animaliste che gravitano intorno al canile promuovono come oggi già da parecchi anni.